Allora, dopo i due mastini, cioè Airbnb e Booking, ci sono anche altri siti dove probabilmente vale la pena essere presenti. Uno Airbnb, due Booking, il terzo in questo momento, secondo me, è TripAdvisor. Allora, TripAdvisor è un sito che nasce con le recensioni, che poi ha creato FlipKey per il mercato americano, poi si è comprato Holiday Lettings per il mercato britannico o nord-europeo, e poi alla fine ha comprato anche Austrip, che è quello per il mercato un po' francese, se vogliamo. Ha anche qualcos'altro per il mercato spagnolo, eccetera. Diciamo che è abbastanza presente a livello mondiale. Non fa rivoluzioni, non ti manderà tantissime prenotazioni, però qualcosa manda. Allora, innanzitutto è abbastanza facile da utilizzare. Non sarà un'esperienza traumatica come potrà essere quella di Booking. Una limitazione che mi viene in mente è quando carichi le foto, poi non le puoi ordinare. Ti manda anche il fotografo, almeno a noi l'ha mandato più volte, gratuitamente come Airbnb, quindi copiando il modello di Airbnb. Altra limitazione che mi viene in mente, non puoi cambiare date o assegnare la prenotazione a un altro appartamento. Idem, se devi cancellare la prenotazione devi telefonare in America. Hanno il sistema iCal, quindi non dovrai star lì ad aggiornare a mano le disponibilità. Ha avuto qualche problema in passato, ma diciamo che funziona. Ora, essendo parte della famiglia TripAdvisor, le recensioni sono fondamentali. Per fortuna le puoi richiedere anche da altri clienti che hai avuto da altri canali. Mi risulta che ci sia ancora da qualche parte nascosta l'opzione a pagamento, cioè che non paghi una commissione, ma paghi un fisso, ma come sempre è una cosa un po' rischiosa. Attenzione a come impostate i pagamenti, perché in FlipKey era, almeno fino a poco tempo fa, tutto in dollari, in Holiday Lettings in sterline. Mettete tutto in euro e siete tranquilli. Pagano anche su PayPal senza commissioni, quindi questo è molto comodo. Per il momento si riescono ancora a prendere prenotazioni a prezzi onesti, accettabili, quindi non svendute come ci tocca fare ormai in Airbnb. Quindi vale sicuramente la pena perderci un'oretta, aprire un account, caricare l'appartamento e stare a vedere quello che succede.